Allora, Alessio Rossi, ad Asiago hai vinto il terzo titolo italiano del 2017 dopo quell'indoor a Pesaro. Hai fatto un triplete, che effetto ti fa? È un bellissimo effetto perché dopo Pesaro ci sono state altre occasioni per scontrarmi con gli altri avversari e si sono visti che si sono rimessi sotto per raggiungere il mio livello. E invece ad Asiago sono riuscito a confermare la mia superiorità nella gara eliminazione e riscattandomi da un raduno non andato fin troppo bene perché venivo da una malattia. Senti, il titolo è arrivato sulla gara sul circuito da strada, è stata una novità per te, come ti sei adattato? Beh, diciamo il circuito non era dei migliori, però era molto tecnico e favorevole alle mie, diciamo, abilità. Su strada ho fatto sempre bene, soprattutto nella mia gara che è l'eliminazione. Nei 500 sprint invece hai vinto la semifinale, ma è arrivata una squalifica. La ritieni giusta questa decisione o no? Beh, tutto relativo perché se andiamo a parlare con i giudici sicuramente diranno che è giusta la squalifica. Ma se andiamo a esaminare il video possiamo vedere che c'è tutto tranne che un fallo. Senti, ci puoi raccontare un po' le differenze fra il titolo che hai vinto a Asiago e gli altri che hai vinto a Pesaro, anche a livello di emozioni e dal punto di vista tecnico? Beh, sono due piste completamente diverse. Sicuramente all'interno indoor non c'è né l'attrito dell'aria e è una pista prettamente tecnica. Mentre nella strada ci sono tutti gli agenti atmosferici contro e soprattutto in questa pista c'era anche una salita abbastanza ripida e oltre che tecnica era anche difficile da affrontare muscolarmente. Senti, prossimi obiettivi adesso, campionati italiani su pista, ma c'è anche un raduno europeo, se non sbaglio. All'inizio di luglio c'è il campionato europeo che si svolgerà a Lagos in Portogallo. Ancora la convocazione deve arrivare e stiamo aspettando e speriamo che ci sia. Senti, l'ultima cosa, sei ormai una celebrità cittadina, sei uno degli atleti di punta di tennis sportiva. Che effetto ti fa la notorietà? Senti un po' il peso della responsabilità? Beh, sentire il peso potrebbe portare a degli errori emotivi nelle gare. Ringrazio Terni per il sostegno e cercherò di ripagare loro con le giuste aspettative. Eccola qua, la medaglia di Alessio Rossi, campione italiano ad Asiago, ce la mostra il presidente dell'Eurosport Club Pattinaggio Carlo Danieli, l'ennesima soddisfazione di questo ragazzo che ormai è un'eccellenza cittadina dello sport. Sicuramente sì, siamo orgogliosi, è un bravissimo ragazzo, si è impegnato molto in questo anno, ha fatto tantissimi allenamenti, si è dedicato al pattinaggio, si può dire anche forse più della scuola, qui anche se è bravo a scuola, quindi complimenti ad Alessio che è riuscito a portare a casa per il momento tre titoli italiani. Siamo qui al pattinodromo, che è uno dei suoi punti di allenamento, insieme con lo spazio, quello, il ciclo pattinodromo del vicino al pianeta. Diciamo che la pista di pattinaggio che ci è stata data in gestione dalla provincia la stiamo cercando di mantenere nel migliore dei modi proprio per dare la possibilità ad Alessio di allenarsi e di prepararsi per i prossimi appuntamenti da qui almeno per 4-5 anni, contando di avere sempre questi risultati che ha ottenuto in questi ultimi 2 anni. Allora, Paolo Maggi, l'allenatore di Alessio Rossi, che ha completato questo triplete, campione italiano per 3 volte, lui ci è riuscito. Come l'hai preparato questo ragazzo? Che sicuramente ci metterà il suo col talento, però senza il giusto allenamento certi risultati a certi livelli non si possono ottenere, no? Certo, Alessio ha avuto la fortuna in questi ultimi 3 anni di avere dietro a lui uno staff, perché è impossibile che, ma non perché io o chiunque altro, però c'è un lavoro d'equipe. Che comprende preparatore atletico, mental coach, medico sportivo, cioè quindi ci sono 5-6 persone
dal professor Trazzulli, professor Lollobrigida e quant'altri, che hanno preso in mano questo progetto insieme a me e lo stiamo portando avanti. Quindi questo è un ottimo lavoro di gruppo che si sta realizzando e quindi il merito è di tutti, perché dire io sarebbe troppo restrittivo. Quindi c'è Alfonso Zenga, un altro mio collega allenatore, c'è il dottor Giubila, quindi è un grosso lavoro di equipe che si sta portando avanti. Abbiamo creduto in questo progetto, sono 2 anni che ci stiamo lavorando e questi sono i risultati. Quindi lui si divide negli allenamenti tra Roma e Terni, quindi qui a Terni lo seguo io, quando andiamo a Roma c'è Zenga, c'è il professor Lollobrigida, qui a Terni c'è anche Trastulli. Quindi abbiamo messo in piedi questo progetto che durerà ancora per 3 anni, perché abbiamo fatto un progetto di 5 anni, ma non perché poi tra 3 anni finirà tutto. Ci sarà un riassestamento degli obiettivi. Ecco, sulle varie superfici, sulle varie discipline, come si cambia anche la tecnica, l'approccio alla gara a seconda se si corre su strada, se si corre su pista o a distanza più o meno lunga? Allora, diciamo che grosse differenze non ci sono, dipende poi dall'atleta, in base a tutto l'insegnamento, l'adattamento, l'allenamento che ha avuto negli anni precedenti, perché poi e le sue capacità personali di adattarsi in un circuito stradale, a differenza di un parquet e quant'altro. Quindi non è che si improvvisa nulla. Alla base di tutto c'è stata la crescita da quando lui era giovanissimo e quindi lui ha seguito un percorso di adattamento su tutte le superfici, perché io li portavo dal parquet alla strada, al cemento. Alessio è un ragazzo che si adatta bene, molto bene a tutto, ha delle grosse capacità tecniche e quindi è molto bravo a scegliere la ruota giusta, e questo è anche un altro fattore importante. Dopodiché le distanze cambiano in base anche all'età, in base alla categoria. Lui fino adesso si è rivelato un polivalente, perché lui vince la 500, vince la 20.000, soffre un po' più nella gara a punti perché comunque c'è ancora molto da lavorare lì, e ecco, diciamo che il 70% lo fa lui e poi dopo l'altro 30-40% è tutto questo lavoro che ti dicevo, che si sta portando avanti con un progetto ben scritto e ben definito.